Mafia Capitale, più di un'agenzia criminale di intermediazione tra politica e imprenditoria, una vera e propria rete mafiosa che si avvaleva del potente di turno, di imprenditori professionisti e manager di Stato, con l'uso costante della minaccia e della violenza nella persona di Massimo Carminati. Col suo passato eversivo di ispirazione neofascista nei nuclei armati rivoluzionari, di fatto Carminati gestiva l'holding del malaffare, ramificata tra appalti, estorsioni, usura, recupero crediti e traffici di ogni genere, grazie ad agganci con la politica e la malavita, e pronto lui stesso all'uso delle armi. Insomma, una terra di mezzo fra ciò che è lecito e l'illegale, in cui ha prosperato Mafia Capitale per 15 anni. Senti, te lo danno mio Dio, come lo devi fare però? È una ragazza. Oh, ma scusa, ma lo sai, la metafora, la mucca deve mangiare. No, oh, però digliela, guarda che ha detto molto che qui la mucca. Ma io guarda. La banda, su impulso di Carminati, si adoperava anche per lo sblocco dei pagamenti in favore delle imprese riconducibili all'associazione e come garanti dei rapporti dell'associazione con l'amministrazione comunale. Di fatto quello guidato da Carminati è a tutti gli effetti un comitato d'affari che copriva tutti i settori produttivi della capitale, compreso il business dell'accoglienza degli immigrati e quello dei campi nomadi. E dalle intercettazioni spunta anche una tariffa ben precisa, 1 euro al giorno di pizzo su ogni immigrato dato in mano agli amici della rete criminale. Ha ripreso, gli avrà guadagnato 300.000 euro. Aspettate, però, per farci la pizza.